Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica racconta la guarigione miracolosa di un lebroso. Questa terribile malattia nell'Antico Testamento era simbolo di una piaga ancora più grave, quella del peccato. La lebbra, infatti, era spesso vista come punizione data all'uomo per aver trasgredito i comandamenti divini. Nella celebre profezia di Isaia, il Messia, servo di Dio, ha l'aspetto ripugnante di un lebroso colpito da Dio perché espii con il suo sacrificio i peccati del mondo. Quindi il lebroso doveva rimanere segregato non solo per evitare il contagio, ma anche perché egli era considerato come punito da Dio a causa delle sue infedeltà. Gli era proibito qualsiasi contatto con la società e qualsiasi partecipazione all'assemblea religiosa. Egli vagava ai margini dei centri abitati e quando passava doveva segnalare la sua vicinanza affinché tutti lo potessero evitare. Il libro del Levitico riporta alcune normative riguardanti questa malattia, tra le altre cose, prescrive che in caso di guarigione il lebroso deve presentarsi da un sacerdote affinché questi, constatata l'avvenuta guarigione, riammetta quell'uomo nella comunità, dopo aver offerto per la sua purificazione un sacrificio. Nel brano del Vangelo il lebroso non rispetta la norma della segregazione e si avvicina a Gesù. Evidentemente quel lebroso aveva sentito da qualcuno di Gesù della sua bontà verso tutti e dei suoi prodigi. Animato da questa fiducia, egli si avvicina al Maestro e umilmente gli dice Se vuoi puoi purificarmi. Da notare che lebroso non dice Se vuoi tu puoi guarirmi, ma Se vuoi tu puoi purificarmi proprio perché la lebbra era vista come una punizione per il peccato mosso a compassione Gesù tocca il lebroso e opera il miracolo e il lebroso guarisce questo comportamento di Gesù che dovette far fremere tutti quelli che erano lì presenti ha ispirato nei secoli l'atteggiamento cristiano di carità anche eroica Verso ogni specie di infelici e di emarginati, una carità che è un'autentica compassione, ovvero sincera e attiva partecipazione alla sofferenza altrui. Questo è il primo insegnamento che ricaviamo dal Vangelo di oggi, la compassione verso la sventura umana. Ma vi è un secondo insegnamento, ancora più profondo, che è quello riguardante la triste realtà del peccato, che è la lebbra delle anime. Gesù è venuto soprattutto per purificarci da questa lebbra spirituale che miete tante vittime. Da notare un particolare: Gesù dice al lebroso guarito: "Va a mostrarti al sacerdote in questo modo Gesù vuole rispettare la prescrizione del libro del Levitico, ma vuole anche darci un profondo insegnamento riguardante la funzione del sacerdote con il sacramento della confessione. Come il lebroso guarito doveva presentarsi al sacerdote, il quale doveva verificare la riacquistata salute fisica, Così da poter essere riammesso alla comunione della vita sociale, così il peccatore, anche se sinceramente pentito, deve comunque presentarsi al sacerdote, il quale verificherà la sincerità del pentimento per ricevere così l'assoluzione sacramentale e solo dopo potrà ricevere la comunione eucaristica. Da questa riflessione deve nascere in noi una grande stima per questo sacramento istituito per liberare l'uomo dal peccato. Per fare una buona confessione dobbiamo fare nostro l'atteggiamento del lebroso di cui parla il Vangelo di oggi. Dobbiamo pertanto riconoscere il male che è dentro di noi. Non si va dal confessore per giustificarci. O per dire i peccati degli altri, ma per manifestare semplicemente le colpe che abbiamo commesso. Ai giorni d'oggi, molto spesso, si è perso il senso del peccato e ci si sente a posto davanti a Dio. Altre volte il nostro accecamento arriva al punto da non riconoscere l'autorità della Chiesa che ci richiama sulla gravità di alcuni peccati. Preghiamo che il Signore apra bene gli occhi del nostro cuore affinché con umiltà riconosciamo la nostra miseria. Dio sarà subito pronto a perdonarci e a innalzarci ancora più di prima, ma se manca questa umiltà noi rimarremo sempre nel nostro accecamento e continueremo a vivere in questa illusione la più pericolosa che ci possa essere. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente, vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.